Doveva succedere prima o poi, e ovviamente accade. Ora che Gesù comincia a minare i capisaldi della tradizione religiosa, allora le cose cambiano radicalmente. Attenzione, Gesù non mette in discussione i capisaldi della fede di Israele, ci mancherebbe, ma contesta il buon senso di tutte quelle minuziose prescrizioni che assediavano la vita del credente. Oltre 600 precetti e relative interpretazioni che avevano condotto la legge della libertà verso le insidiose sponde dell'oppressione, santa ma sempre oppressione. Gesù contesta duramente la legge orale, quei precetti che nei secoli si erano aggiunti alle 10 parole donate sul Sinai. Groviglio inestricabile e sconfortante di misure, di obblighi, di severe regole da rispettare per presentarsi davanti a Dio. No, non ci sta Gesù. Affronta, controbatte, contesta e chiarisce. Svela anche le piccinerie e le ridicolizza. Attenti noi, suoi discepoli, a non soffocare la legge dell'amore con i nostri precetti. Dal primo libro dei Re. In quei giorni, Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stendendo le mani verso il cielo, disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né quaggiù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E aggiungeva: siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. E chi maledice il padre e la madre si è messo a morte. Voi invece dicendo: se uno dichiara al padre o alla madre il corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me non gli permette più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molta.
anche noi potremmo chiederci: ma perché Gesù e i suoi discepoli trascurano questa tradizione? In fondo non sono cose cattive, ma sono buone abitudini, rituali, semplici lavaggi prima di prendere il cibo. Ma perché Gesù non ci vada? Perché per lui è importante riportare la fede al suo centro ed evitare un rischio che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede.